nuovamente a parlare del centro storico, eccoci in via Dante, famosa via sulla quale si affacciano alcuni tra i più antichi palazzi di Orbetello. Il Tribunale Vecchio, esattamente del XVI secolo, proprietà del comune. Si presentava in passato come un edificio in completa decadenza fisica, messo a dura prova dal trascorrere degli anni, nonché degli eventi storici. I segni dell'abbandono erano molto evidenti, mura diroccate, erbe incolte, rampicanti, rifiuti depositati un po' ovunque. Tuttavia, tra queste rovine affioravano segni di vita, come panni tesi ad asciugare o una moto, elementi che testimoniavano la presenza di qualcuno che abitava in questo palazzo completamente abbandonato. Oggi, in seguito ad una serie di lavori di ristrutturazione ancora in corso, l'ampio edificio ha ripreso un nuovo e magnifico aspetto che lo rende del tutto irriconoscibile rispetto alla descrizione passata. Sempre in passato e percorrendo a piedi le vie del centro, si può notare come quest'ultime fossero non curate e piene di buche. Senza considerare poi lo spettacolo sgradevole nell'assistere alla presenza di sacchi di immondizia negli angoli del famoso Corso Italia. Inutile dire che oggi tutti i vicoli del centro sono stati ristrutturati e ripavimentati. Spostandoci nuovamente lungo il lago di Ponente,
ci incamminiamo verso la cooperativa dei pescatori che, chi dotato di buona memoria, ricorderà che lì vicino vi era la vecchia segheria, diroccata e circondata da arbusti. Fa. La vista del lago di Ponente era impedita dalle fitte e alte canne e da una serie di orti, per essere più precisi dovremmo dire baracche piene di rottami, disposti lungo una stretta strada sterrata. Ciclabile nonché pedonale, che dalla località di Terra Rossa fino al nuovo ospedale dà la possibilità di godere nella sua interezza del bellissimo panorama lagunare. Dopo 40 anni di progetti che non sono andati in porto, possiamo finalmente affermare che oggi si è realizzato il nuovo ospedale. Per concludere, senza alcuna incertezza, siamo fieri di dire che una volta Orbetello era bello solo se visto da lontano, al contrario di oggi in cui mostra, in ogni suo angolo, una pulizia e bellezza invidiabili. C'è stato fatto molto dunque per rivalutare la sua bellezza e questo deve essere ancora una volta una spinta in più per andare avanti e non fermarci. Che ora Orbetello è tornato a far rima con bello, ma non con lavoro e ricchezza. Questo è infatti l'auspicio che ogni cittadino spera che al più presto si realizzi, ed è chiaro che il messaggio è indirizzato ai futuri amministratori.